Piazza 20 rinasce almeno a teatro, applausi a scena aperta per la compagnia dilettantistica e Buonavoglia, una commedia che ha entusiasmato l'intera fascia della popolazione, piccoli e grandi, dal momento che rimette al centro la sulmonesità. Da qui l'idea di intitolare lo spettacolo col nome di Piazza 20, l'icona del capoluogo peligno che ha unito e unisce tutte le generazioni. La rappresentazione teatrale ha avuto il sapore della solidarietà dal momento che l'incasso è stato devoluto alla Protezione Civile Ana di Sulmona. Inconfondibili le performance di ex amministratori comunali come Enea Dianni, autore della commedia, e Luciano Marinucci. Ci sta che la tabbè che non ci vedi tanto buono. Si, ti sposta che ci mangi di San Pietrino. Guardate, la sono spettata sul mondo. Tu sei mi fido quindi. Dai, quando tu trovi la cagassa di te, tu stai mandando la spazio alla marcia che te la fai città che torna ad essere veramente il punto centrale, il punto trainante di forza del centro Abruzzo. Più si ama, più cresce la società. Più cresce la società, più cresce il benessere. Un cast variegato che va dall'ex impiegato postale nei panni di un sacerdote all'ex medico per finire con bambini e giovani. Non è passato inosservato Nicola Dianni nei panni di Ovidio. Nasone, come donne. Gli attori a fine dello spettacolo hanno immaginato una città da ricostruire nel 2017, riportando a Sulmona tutti i servizi ospedalieri, i presidi che sono scappati e una facoltà universitaria. La serata è stata condotta da Pietro Beccattini e Ada Dianni.